tutorial. Sto per perdere il tutorial. Oggi facciamo uno di quegli esperimenti che vi piace tanto. Però ragazzi, prima di iniziare questo video vi devo chiedere un piccolo favore. In realtà vi serve per un video futuro. Dovete scrivere qui sotto nei commenti dei modi stranissimi di aprire le casse di Brawl Stars. Qualsiasi cosa vi viene in mente, scrivetela qui sotto nei commenti. Che ne so, aprila la cassa con la luce del piede sinistro, aprila con la narice destra però mentre hai il dito in alto. Ragazzi, qualsiasi cosa vi viene in mente, anche con altra roba, che ne so, aprila mentre mangi un limone, aprila mentre guardi la televisione, in qualsiasi maniera ragazzi, scrivete commentando qui sotto nei commenti. Se lo dovete commentare, è ovvio, nei commenti si commenta. Allora ragazzi, una cosa che succede sempre su Brawl Stars è che ogni volta che cambiano la stagione ci sono delle modifiche, tante modifiche ragazzi. Aumentano i gadget, in questo caso aumentano le modalità, aumentano i brawler e cambiano anche il tutorial. C'è stato il momento in cui hanno aggiunto che si poteva mettere l'età, poi hanno aggiunto più schermate, poi hanno aggiunto la prima partita contro i bot. Davvero un sacco di cose. Quello che andremo a testare oggi però consiste nel vedere cosa succede se andiamo a perdere il tutorial di Brawl Stars della stagione 7. Quindi vediamo se hanno cambiato il tutorial e ci hanno dato la possibilità non solo di perdere, ma vedere cosa succede quando perdiamo quel tutorial. Ragazzi, farò di tutto per perderlo. Oh, sono uscito dal mio account e adesso vado a giocare senza. Da adesso ragazzi saremo non solo dei nabbi, ma proprio il contrario della nabitudine. No, il contrario del nabbo è quello forte. Quindi no, saremo proprio quello che vuole perdere. Io voglio perdere, voglio fare le cose male, malissimo ragazzi. Ecco qua, che schifo questo tutorial. Lo Star Park ce lo stiamo beccando da un botto di tempo. Allora, primo test, dobbiamo lasciarlo qui il gioco e vedere cosa succede se io non tocco nulla, niente, nisba, niente, con tanti altri modi per dire no. Ragazzi, non so se voi ci avete mai provato, ma vediamo se Shelly s'arrabbia. Allora, ciao, sono Shelly, presto andiamo a raccogliere quelle gemme. Trascina la levetta blu per farmi muovere. Dice di toccare col pollice sinistro lo schermo. Io tocco sul destro, non mi dice niente. Guarda, io ragazzi, voi non mi vedete, ecco qua. Sto toccando da parte destra. Ok, l'ho fatta leggermente muovere tipo qui, a metà schermo. Quindi io gioco male, vado a metà schermo. E adesso, ragazzi, sì, lo vedete la striscia blu. Vado dritto contro il muro. Vediamo se mi dice qualcosa. 3, 2, 1. No, non mi dice niente. Ok, allora andrò a scattini. Andrò a scattini, ti devo far arrabbiare. Torno indietro. Ragazzi, ma tipo, se io vado un po' dietro così, mi fa tornare più avanti? No. Ok, ah, guardate, hanno aggiunto effettivamente lo spawn. Ora c'è il pallino di spawn anche al tutorial. Quindi se io vengo qui e inizio tipo ad andare verso lo spawn, mi fai ritornare a casa, tipo nel mondo reale? No. Ok, ok. E anche Shelly è calma, non mi dice niente. Però non so, la vedo... tra un po', ragazzi, secondo me si arrabbia. Tra un po' si arrabbia, ragazzi. Ok, cioè tipo... Io adesso ritorno di nuovo indietro. Sono tornato a casa base, ma ancora non mi dice niente. Va bene, va bene, va bene, va bene. Vado avanti, vado avanti. Quando manca l'ultima gemma da prendere, ok. Queste gemme sono tutte mie, non devo farne scappare nessuna, ok. Allora io, guarda, ne mancano due. Torno indietro, me ne sono scappate ben due. Mi hai detto che non devo lasciare neppure una, io invece ne lascio ben due. Adesso cosa mi dici? Aspetterò di nuovo fermo dei secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ho aspettato, ragazzi, più di 10 secondi in realtà, perché più il tempo che tornavo dietro, insomma, ho aspettato tipo 15-20 secondi. E la Shelly è abbastanza... E bel lavoro, mi dice pure. Secondo me mi doveva dire tipo schiappano, una roba del genere. Abbiamo capito che questa tizia è abbastanza paziente. Ma se io lascio questo qua... No, vabbè ragazzi, l'abbiamo capito, questa è paziente. Cioè, io posso aspettare anche 12 anni, non è questo
questo è il punto in cui possiamo perdere, perché qua la gente deve imparare, quindi cioè non è una vera partita. Vediamo per quante volte continuerà a dirmi che devo solo toccarla con l'auto aim. Vediamo se a un certo punto dice: oh, ti ho detto. Ha sparato da sola, ragazzi, eh. Vediamo se dice: oh, ti ho detto che devi solo toccarla. Ragazzi, sto facendo più veloce del posto. Sto facendo velocissimo, ve lo giuro. Niente, il gioco è a prova di inabitudine. Vediamo se tipo si bugga, se continua a farmi dire quella frase mentre tento di uscire dalla mappa. Sono così nabbo che voglio uscire dalla mappa. Vai. Niente. Ok, ragazzi, inizia a sparare da solo. Niente, forse perché io mi sono staccato col dito. E anche l'ultimo lo facciamo fuori. Ah, mannaggia. Allora, la super me la ricarica lui. E tanto questo ci ho provato già 20 milioni di volte. Ragazzi, vediamo che succede se torno nello spawn qua. Niente, ragazzi, tanto niente. Ci sto provando in tutte le maniere, ma proprio non mi fa sparare da nessuna parte. Non posso neanche missarlo, ragazzi. Guardate, devo proprio... Ho scoperto però che ci sono ben due messaggi. Cioè, il messaggio trascina la levetta per mirare, e poi il direzione la super verso il nemico. Complicatissimo, eh. Vabbè, che impari in fretta. Ci ho messo tipo, non lo so, 8 minuti per fare il tutorial. Impari in fretta. Benvenuti sull'account che non vuole vincere. Questo è l'account scemo. E mi ho miscliccato perché in realtà non volevo chiamarmi scemo. Vabbè, ragazzi, vabbè. Allora, quanti anni mi do? Vabbè, siccome probabilmente forse dopo scioperò, dico che ho tipo 54 anni. Vediamo se scemo può perdere. Scemo chi perde, ragazzi? Allora, qua devo impegnarci. Qua devo fare di tutto per dare le gemme agli avversari. Quindi io adesso prendo le gemme. Dopo mi devo tipo far killare in qualche maniera. Devo farmi killare. Killami per Diana. Devo beccare io i danni. Devo andare io verso i danni. Dammi i danni, perché non ti fermi. Ok, ottimo. Parami, ti ho detto. Sparami, sparate a questi scemi. Sono tutti verso di me e continuano a non spararmi. Dai, sto fermo. Ti voglio dare due gemme. No, vai, ok, ottimo. Non uccideteli, mi servono. Dai, ma sono immortale. Non posso, sì, spara. No, non ci credo. Non ci credo. No, ragazzi, ok, oh. Vai, ottimo. No, scemo di un Dynamike. Ragazzi, che succede se chiudo il gioco adesso? Che succede, raga, se chiudo il gioco adesso mentre sto vincendo? Ci provo, raga. Chiudo il gioco. Ho chiuso il gioco mentre stavo vincendo la partita del tutorial, ragazzi. Vediamo che succede adesso che lo riapro. No, non me lo dire. Wow, posso rifare la partita quante volte voglio finché, ragazzi, non perdo. No, vabbè, ok, mi devo impegnare ancora di più questa volta per riuscire a perdere. Ma non so davvero quale potrebbe essere la tecnica più corretta. È la seconda partita del tutorial che faccio. Ok, allora, credo che i bot siano tipo attirati da me. Quindi se li attiro verso le gemme posso fare qualcosa. Ah, io non, ho capito che non devo prendere le gemme perché io sono tipo immortale, ma devo venire qui e attirare i brawler verso le gemme. Prendi la gemma, ottimo, bravissimi, siete già a 6 gemme. Vai, 7 gemme per i miei avversari. Vai, ottimo, vieni qua, prendi la gemma. Vieni qui, prendi questa gemma. Oh, ragazzi, sì, stanno a 9 gemme, ragazzi. 10 gemme per i miei avversari. 11 gemme, posso perdere il tutorial. Dai, non morire. No, è morto. Non ci credo. No, Colt. No. Dai, Shelly. Non ti azzardare. Prendi quella gemma. Sì, scappa. Scappa, Shelly. Scappa. A lei. Non ci credo. No, ho preso per sbaglio una gemma. Dai. No, e guarda come muoiono. Perfetto. Dai, forse questa volta ci riusciamo. No, perché ho 2 gemme, mannaggia a me. Dai. No, non dovete pushare. Non pushate, mannaggia a voi, bot della miseria. 7 secondi. Ragazzi, sto per perdere il tutorial. 2, 1, sì. Ho perso il tutorial.
Ho perso il tutorial, ragazzi! Ho perso il tutorial, ce l'ho fatta! Non pensavo fosse possibile, ma ce l'ho fatta! È finalmente possibile perdere il tutorial! Adesso che succede, ragazzi? Non ci credo! Non ci credo, ragazzi! Mi fa rigiocare la partita del tutorial fin quando non vinco! Vediamo adesso però se i brawler avversari sono totalmente scemi e quindi mi fanno vincere per forza! Ragazzi, io riprovo con la tecnica di prima, attirando i bot da me, quindi verso le gemme. Ok, ottimo, sono già a 5 gemme. 6 gemme per i bot, ragazzi. 6 gemme per i bot, non devo prenderla io, deve prenderla quel Dynamike. Bello, bello, ottimo, ottimo, ragazzi. Già 7-0, dai che perdo di nuovo. Grande Colt, vai Colt. Prendi l'ultima gemma, seguimi. Seguimi, seguimi bro. Seguimi bro, no, 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 cosa muori a fare? Non prendere la gemma, no, Dynamike sei scemo. Dynamike non sei altro scemo. Scemo di un danno. E vabbè, ma allora, ragazzi, i miei bot sono più forti perché adesso prendono più velocemente le gemme. E invece i bot avversari si fanno killare con una facilità assurda. Davvero è assurdo quello che sta succedendo. Vai, vai. I bot avversari sono di nuovo riusciti a ottenere abbastanza gemme. Adesso vengo io qui avanti, così magari i miei bot non dovrebbero venire, perché tipo dicono che ci penso io alla situazione, quindi non vanno loro. Ok, Colt ha appena missato la super e ho perso di nuovo. Doppia, ragazzi, doppia sconfitta nel tutorial. L'account più scemo che si sia mai creato, ragazzi. Esco e mi fa rigiocare. Adesso secondo me sono così scemi i bot avversari che tipo le gemme spawnano in 12 secondi e mi spawnano direttamente addosso a me. Cioè tipo sono adesso io che spawno le gemme. Ma questo pubblico stava anche prima, ragazzi. Questo pubblico tipo di robottini. No vabbè, ragazzi, cioè non ho sparato, non ho fatto niente. Ma la terza partita di fila, dopo due perse, i bot avversari sono tipo scemissimi. Guardate, mi ronzano attorno con tutte le gemme che stanno lì e non fanno nulla. No vabbè, io non ci posso credere. Guardate, stanno tutti attorno a me, sono totalmente attratti da me e non mi possono killare. È la cosa più divertente che ho mai visto. Guardate, non mi, forse mi killano. Dai, killami, ti prego, killami. Niente, ragazzi, 200 di vita, ma non sono stati in grado di killarmi. Assurdo, ragazzi. Adesso abbiamo finalmente vinto e siamo entrati sull'account. Ragazzi, secondo me questo account sarà di un fortunato pazzesco, perché abbiamo perso per bene due volte il tutorial, quindi tipo adesso vuole ricompensarci in qualche maniera. Ecco, ragazzi, cosa succede quando si perde il tutorial della stagione 7. E noi ci vediamo domani nel prossimo video. Ciao!